rapporto di vicinanza, verrebbe da dire come un rapporto sinergico, c'è Verona Fiere. Qui si svolge la fiera più importante al mondo dedicata al vino con Vinitaly. Verona Fiere è un player fondamentale poi per la promozione dell'intero Made in Italy, ma in modo particolare per quanto riguarda la filiera agroindustriale e vinicola nello specifico. Abbiamo qui proprio i vertici, il presidente Maurizio Danese, credo che sia doveroso anche il suo intervento. Buongiorno a tutti, benvenuti, un saluto prima di tutto al nostro ministro che è sempre molto disponibile, a tutte le autorità e soprattutto a tutti i produttori e a tutti quelli che sono coinvolti nel mondo del vino. Beh, da parte nostra, come dicevi tu giustamente, siamo della partita, siamo a fianco del consorzio. Volevo ringraziare il direttore e il presidente per questo bellissimo evento che è sempre più bello. Noi il ministro Gianmarco Centinaio. Prima però di iniziare il confronto anche sui temi che sono così nel titolo di questo convegno, quindi brand, l'export, il valore, il turismo, perché la fortuna di avere un ministro che ha entrambe le deleghe sia all'agricoltura e al turismo, credo che sia davvero un fattore importante proprio anche nell'ottica che si dice di fare sistema, di avere poi anche una visione strategica comune. Però Presidente, è stato lanciato un po' anche dalle persone che sono intervenute questa notizia che questo Amarone 2015 sia un Amarone straordinario, forse uno dei migliori del trentennio. È davvero così? Possiamo davvero raccontare di questa anteprima almeno un'annata straordinaria? Beh, se guardate le fasce rilassate di noi produttori potete ben capire che è sicuramente un'annata che si presenta molto bene. È un'annata, tra l'altro, segue un'annata critica l'anno scorso, ricordate tutti l'anno scorso siamo presentati col 2014, un'annata sicuramente molto difficile, anche se devo dire che secondo me è stata un po' trattata ingiustamente, ecco, da tutti noi, anche dalla stampa, perché poi era stata un'annata difficile, ma non è stato poi un disastro così totale. Tuttavia, permettono al nostro paese di avere delle eccellenze come quelle di cui stiamo parlando oggi. Se dovessi rispondere con una battuta, forse perché avremo tanti amici, ecco, e quindi da cominciare da questore ad arrivare al sindaco o al senatore Tosato che oggi non c'è, che è un carissimo amico. Seriamente io penso immediatamente quando mi sono insediato l'1 di giugno dello scorso anno, con i miei collaboratori abbiamo iniziato a fare un ragionamento che è quello di avere un ministero, mettere a disposizione del nostro paese un ministero che è vero che debba essere a disposizione di tutti e che debba aiutare anche chi non riesce e chi rimane indietro, però debba valorizzare le eccellenze.
oggi come oggi livellare il nostro operato verso il basso non serve a valorizzare quelle che sono le eccellenze del nostro paese. Quindi penso che Verona, come altre zone d'Italia, non lo nego, non possiamo dire che siete gli unici, però penso che Verona sia una delle realtà che rappresenta molto bene quella che è Verona, con la sua provincia, con i suoi territori, è una di quelle realtà che rappresenta molto bene quella che è l'essenza di questo nuovo ministero. Turismo, enogastronomia. Turismo ed enogastronomia che tutti quando li abbiamo abbinati, diciamo, gli operatori hanno esultato, magari una parte della politica ha storto il naso, alla fine diventa un abbinamento di due eccellenze del nostro paese che quando gli stranieri guardano l'Italia considerano i primi posti.